terapia del corpo è un metodo che noi abbiamo anche registrato nel frattempo. Come Francesco ha detto prima, noi ci siamo conosciuti in un ambito che era appunto un seminario di tantra, quindi anche noi siamo stati attratti da questa affascinante idea che era quella di poter iniziare o poter percorrere una via spirituale attraverso la sessualità, attraverso il corpo. E quindi siamo planati, come molti altri, credo, in un seminario di tantra occidentale. Noi abbiamo percorso questa strada e anche abbiamo conosciuto vicino le dottrine taoiste per circa 6 anni. E poi è iniziata per noi tutta un'altra fase, con altre guide anche, in cui abbiamo compreso che ci siamo distanziati sia dalla dottrina in sé, sia dagli insegnamenti di come viene, dai metodi di insegnamento occidentali, perché abbiamo valutato, ci siamo resi conto che il modo in cui veniva mandato avanti o viene insegnato in Occidente fa sì che le persone che siano interessate ad una via del corpo, a una via spirituale attraverso il corpo, rimangano incastrate nel corpo. Invece per noi è importante passare attraverso il corpo per andare oltre, ma per questo abbiamo bisogno di mezzi occidentali, quindi dobbiamo fare i conti con la nostra storia come popolo occidentale, con il nostro karma di popolo occidentale e con le nostre pregume, con le nostre strutture mentali, culturali. Quindi abbiamo dato, e diamo nel nostro metodo, importanza al pensiero, come ha detto Francesco, al ruolo proprio della mente, quindi ci siamo dovuti anche confrontare su come possiamo interagire con la mente perché diventa nostra alleata per fare delle esperienze. In questo campo lasci libero il corpo di fare esperienza, vedere come il corpo si comporta e andare oltre. Quindi è un metodo che anche grazie anche ai seminari possiamo dire che funziona ed è la risposta occidentale ad un tantra che per noi ha un'enorme validità, ma noi come occidentali lo comprenderemo molto più avanti nel tempo. Nel tantra si parla anche di unione, ma di più unioni a più livelli. Noi con la via del corpo parliamo di un'unione, un primo livello di unione, che è un'unione fisica, propriamente dei corpi fisici, e poi un'unione completa tra due persone, dopodiché si possono sperimentare altri tipi di unione. Io qui entrerei un po' nel discorso di questo libro, che è un libro, già dal titolo si capisce subito di cosa parla, La via del corpo, una strada, un percorso che dovrebbe portarci da quello che noi normalmente chiamiamo sesso, cioè l'attività del corpo fra due persone, fra un maschio e femmina normalmente, E non solo. non solo, dal sesso, quindi da un rapporto fra i corpi, vogliamo arrivare a qualcos'altro, qualcosa di più elevato, che noi chiamiamo amore, con la maiuscola. E quindi un percorso che però per avere delle basi solide deve capire qual è il punto di partenza, deve capire cos'è il corpo, qual è il suo scopo in questa terra in cui ci troviamo a vivere, e poi tramite l'attività del corpo, che è anche e soprattutto sessuale, capire qual è il percorso ulteriore che questo ci può permettere di fare. È una strada molto bella, molto interessante, perché richiede un approfondimento su quello che noi facciamo normalmente, il sesso. Un approfondimento che va al di fuori del normale intendimento di noi tutti quando facciamo appunto del sesso. Per cui è uno studio anche di tipo energetico che ci permette di capire cosa succede quando noi utilizziamo i nostri corpi e ci permette poi di comprendere come dobbiamo modificare sia l'aspetto energetico del rapporto, sia l'aspetto soprattutto mentale, legato ai pensieri che noi abbiamo e attiviamo durante un rapporto sessuale o comunque
durante tutto il gioco di avvicinamento ad un'altra persona con cui poi intendiamo appunto fare del sesso. Dal sesso noi partiamo per crescere, per andare oltre, per arrivare all'amore. Quando affrontiamo un'esperienza con il corpo, un'esperienza di tipo sessuale, diciamolo pure, abbiamo dei pensieri alla base di questa esperienza. E noi abbiamo radunato così questi pensieri in cinque grosse categorie. Le categorie, quelle che normalmente la maggior parte delle persone utilizza, sono essenzialmente tre. Ed è la categoria del bisogno, cioè noi affrontiamo un'esperienza sessuale con un'idea di bisogno in testa. Ad esempio, abbiamo bisogno di quella persona perché ci garantisce la sussistenza economica, o perché vogliamo farci riconoscere, non so, come donna, perché Come vogliamo farci piacere dagli altri e ci riconosciamo nell'attenzione che gli altri hanno verso il nostro corpo. Questo è un primo pensiero. Secondo pensiero è quello della soddisfazione personale. Noi l'abbiamo chiamato il pensiero più egoistico, nel senso che quando noi siamo qui sulla Terra abbiamo bisogno di stare bene, abbiamo bisogno di fare delle cose che ci soddisfano, soddisfino. E per cui questa è un'altra grande categoria. Una terza categoria, che adesso forse qualcuno così storcerà un po' il naso, terza categoria è quella dell'innamoramento. L'innamoramento, che tutti ritengono essere una cosa bellissima e quanto mai auspicabile, è semplicemente un trucco della natura per far avvicinare le persone, le quali si avvicinano, fanno sesso e poi fanno i bambini e mandano avanti la specie. La cosa strana è che dopo qualche mese l'innamoramento passa e non siamo più in quel pensiero. Quindi la vita con quella persona che ormai ci sta vicino e probabilmente ci starà vicino per tutta la nostra esistenza, la nostra incarnazione attuale, non è più così soddisfacente o così forte come avevamo pensato all'inizio, grazie a questo pensiero dell'innamoramento. Oltre a questi pensieri, così che la maggior parte delle persone hanno, ce ne sono altri due che abbiamo introdotto nel libro. Uno è quello relativo all'unione dei corpi. Questo è già un pensiero, chiamiamolo un po' più elevato, perché ci permette veramente di entrare così, in un atteggiamento diverso con la persona che ci sta vicino, un atteggiamento di unione, che prima passa proprio attraverso l'esperienza fisica, quindi un'unione del corpo proprio perché fisico, proprio perché esperienza dei corpi. Un altro pensiero, che è poi l'ultimo pensiero a cui noi, di cui noi riferiamo nel testo e a cui vorremmo portare le persone con questa via del corpo, è quello dell'unione completa. L'unione completa è un concetto molto più articolato, nel senso che prima di raggiungere un'unione completa fra due persone, unione completa intendo unione fra i corpi e le anime di queste due persone. Bene, prima di raggiungere questa unione abbiamo bisogno di fare un'unione completa entro noi stessi. Cioè noi singolarmente dobbiamo diventare un qualcosa di unito fra il nostro corpo e la nostra anima che ci sta dentro. A quel punto, quando noi siamo uniti noi stessi e l'altra persona è unita in se stessa, possiamo tentare di arrivare a quest'unione completa fra due persone, fra due esseri umani, che probabilmente è la più grande esperienza di amore che due esseri umani possono raggiungere congiuntamente. Però non è finito qui, perché nel momento in cui c'è l'unione, tu sperimenti l'unione completa con un'altra persona, ti si aprono nuove possibilità di unione. E la prima grossa unione che è anche urgente in questo momento è l'unione con il pianeta. Perché
Per cui noi abbiamo aperto subito dopo, quando abbiamo concluso questo percorso e anche abbiamo portato a compimento i primi gruppi della Via del Corpo, eccetera, ci si è aperto questo nuovo scenario, che nel momento in cui le persone sono complete in se stesse, nell'amore, è normale che entrino in una sorta di responsabilità o in una sorta di amore nei confronti della terra. E infatti noi ci poniamo una domanda che ha già una risposta per noi: esiste una correlazione tra i cambiamenti climatici e l'energia sessuale? Si possono queste due cose influenzare reciprocamente? Per noi la risposta è sì, e la nostra nuova linea è quella di accompagnare la persona in questa nuova direzione, che però è una direzione che nasce nel momento in cui uno è completo in se stesso. Quando sei completo in te stesso, hai da dare. Se sei sempre nel bisogno, concentrato sui tuoi bisogni egoistici e tutto il resto, sei in continua ricezione, sei continuamente a succhiare energia dalla terra anche, invece di essere una mela completa che irradia. Questo noi vogliamo creare, delle bombe di energia viventi sul pianeta, che aiutino il pianeta in questo momento, che è in uno stato di estrema necessità. E noi, facendo così, non essendo completi in noi stessi e anche con questo continuo atteggiamento di bisogno nelle relazioni con le persone e con il pianeta, noi diamo un'informazione al pianeta stesso tale per cui lui ci considera, o lei, la Terra, ci considera come un cancro e quindi si sta adoperando per eliminarci. È un altro aspetto che noi cerchiamo di descrivere in questo libro, oltre a dare qualche minima idea sulla così, chiamiamola fisiologia del corpo umano, che il corpo umano vi assicuro che è molto più complesso di quello che la normale nostra medicina ci dice. Non c'è solo una struttura fisica, come abbiamo modo di vedere, ma c'è anche una struttura energetica dietro, c'è una struttura emotiva. E per noi emozione significa soprattutto memorizzazione, quindi una struttura di memorie del nostro corpo, e poi c'è anche una struttura mentale, senza parlare poi di altri livelli che sono i livelli dell'anima. Bene, quando noi rimaniamo in queste quattro strutture base che vi ho appena descritto, noi scopriamo delle cose molto interessanti, proprio legate al discorso del rapporto fra i corpi del sesso. Scopriamo che ci sono degli aspetti energetici particolarmente forti durante un rapporto sessuale. Degli aspetti energetici che, se seguono il normale percorso, diciamo, della natura, vengono svolti in un certo modo, ma che con l'aiuto, con l'interferenza del pensiero, del nostro pensiero, possono essere svolti in modo diverso. E a seconda di questa direzione che diamo al comportamento energetico del corpo, noi viviamo il sesso in modo diverso, ma anche otteniamo dei risultati energetici per noi stessi e l'altra persona, oppure per l'ambiente esterno, in modo diverso. Quindi nel libro c'è anche. Ci sono alcune considerazioni su tutti questi aspetti di tipo energetico, di come si muove l'energia nel corpo durante un'attività sessuale, di come si può modificarla per avere un qualcosa che va di più, va oltre il normale fare sesso. Dedichiamo anche nel libro diamo ampio spazio proprio al ruolo del pensiero. Come Francesco ha detto, noi siamo in grado di modificare i circuiti energetici grazie al pensiero. Comunque noi appunto diamo altre informazioni in questo libro relative proprio a come si forma il pensiero, a come i pensieri sono in grado di influenzare anche il funzionamento stesso del nostro corpo e anche la materializzazione, anche la concretizzazione di determinate cose nella realtà. E durante un'attività sessuale si muovono delle energie. Queste energie possono essere usate, diciamo, egoisticamente, per fini propri, se uno conosce queste tecniche e non le fa conoscere all'altro. Nel senso che
possiamo, ad esempio, rubare l'energia dell'altro e tenerla solo per noi, per una nostra crescita. Questo si capisce subito che non è una cosa bella, non è una cosa equilibrata nell'ottica di un discorso di unione con l'altra persona. Per cui, nell'ambito di questo tipo di tecniche, questo tipo di crescita, che poi è una crescita sempre personale, avere l'altra persona che diventa partecipe della cosa è estremamente importante. Direi soprattutto estremamente etico dal nostro punto di vista. Siccome la finalità, ricordiamo, la nostra è sempre quella dell'unione fra le due persone, diciamo che il discorso etico, se così vogliamo chiamarlo, diventa prioritario. Per cui non vogliamo sfruttare le altre persone per la loro carica sessuale, ad esempio. Qui mi viene in mente che le donne, per esempio, è una carica sessuale. Con sessuale vorrei dire vitale, di un vitale legato alla terra. Le donne sono molto più forti degli uomini. Quindi l'uomo ha bisogno di questa carica. E se l'uomo conosce queste tecniche e invece la donna no, si predispone a un atteggiamento di sfruttamento della donna, con un'eticità che va a farsi benedire, come ben si può comprendere. Per cui direi è fondamentale anche un desiderio di unione con l'altra persona, se no tutto il discorso che stiamo facendo viene a decadere, diventa pura esperienza sessuale o puro sfruttamento, come ne siamo ben consapevoli nelle attività del mondo che ci circonda. Si può usare in modo, a livello energetico, in modo evolutivo, alto, anche la masturbazione? Noi non ne parliamo, ma la usiamo perché c'è un esercizio esattamente in cui noi mettiamo anche mettiamo in contatto i nostri corpi, la ridistribuzione energetica, tenendo presente che due persone si stiano, non reciprocamente, uno masturba se stesso. E noi abbiamo visto come si può distribuire l'energia in questo contesto. Sì. Sì, l'aspetto della masturbazione è relegabile da un punto di vista energetico in un momento di piacere personale alla fine dell'atto, ma soprattutto un momento di accumulo energetico in se stessi, che fatto come normalmente si fa, poi si esaurisce in un momento di piacere e in una perdita di quantità grosse anche di energia personale nostra e anche dell'ambiente circostante. Qui fatto così inconsciamente diventa semplicemente un momento di dispersione energetica. Mentre se dietro ci sono i concetti e i ragionamenti che noi facciamo in questo libro, uno può anche arrivare a masturbarsi facendo sì che l'energia che lui in quel momento accumula sia dedicata a se stesso o anche a qualche altro scopo, particolare, per l'ambiente esterno che lo circonda, ad esempio. Noi anche diamo valore a questa pratica, non lo scriviamo qui, ma in altri contesti o anche nei seminari, quando c'è un eccesso di accumulo energetico è una necessità, cioè perché noi viviamo in corpi fisici. Si pensi per esempio alla famosa cistite, che è medici o altro consigliano di non fare assolutamente sesso, quando invece la cistite è proprio una accumulazione di energia sessuale e quella va scaricata, se no si infiamma la zona. È qualcosa di estremamente naturale, però come diceva Francesco è importante anche usare le tecniche per reintegrare l'energia che viene scaricata da questa zona che noi chiamiamo palla sessuale, in modo da non perdere troppa energia, perché il nostro corpo energetico è importante che rimanga vitale, che non si impoverisca energeticamente se non ne risentiamo anche sul piano fisico. Uno che consigli date, ma soprattutto se uno non può, perché poi non è molto semplice poter fare sesso all'aperto, in natura, a meno che non si abita come te nel bosco, e per preparare l'ambiente della propria casa, così in cui ci sono degli accorgimenti, così, e anche come delle indicazioni su come prepararsi, magari, per
prima dell'atto sessuale, non so, meditazioni o altre cose. E poi un'altra curiosità, se avete riscontrato che l'utilizzo del preservativo influisce in qualche modo in questi lavori energetici sessuali. Wow. Beh, l'aspetto della preparazione, io qui noi non abbiamo particolari aspetti di preparazione dell'ambiente, escluso uno, che è quello di una sorta di, così, di pulizia ambientale, semplicemente costituita dalla presenza di una ciotola d'acqua all'interno dell'ambiente in cui andremo a fare, ecco, la ciotola d'acqua. Perché usiamo questa ciotola d'acqua? Perché la ciotola d'acqua è, l'acqua è un memorizzatore, è un assorbitore, nel senso che se ci sono delle energie ambientali particolarmente congeste, e diciamo energie di tipo sottile, quindi non che so, ad esempio, il normale un fumo ambientale o un eccesso di congestione elettrica, ma ci sono altri tipi di energie nell'ambiente che sono appunto delle energie sottili che vanno oltre queste energie fisiche che noi sappiamo misurare. Ebbene, l'acqua sente queste energie e in un certo senso le incamera, togliendole un po' all'ambiente circostante. Per cui l'effetto finale di questo risultato, lasciando questa ciotola d'acqua per un certo tempo, però prima di avere il rapporto sessuale in questa stanza, l'effetto finale è quello che tutta l'energia un po' sporca di quell'ambiente viene assorbita da questa ciotolina. È una cosa estremamente semplice e ci facilita il lavoro che poi facciamo dopo, l'esperienza che poi avremo dopo. E richiede solo l'attenzione che una volta che noi abbiamo terminato quanto dobbiamo fare, l'acqua dobbiamo buttarla via, dobbiamo ridonarla alla terra, che a sua volta la trasformerà, e senza toccarla, senza di nuovo riprendere su noi stessi questa energia che l'acqua ha accumulato, che ritorna a noi stessi grazie al semplice tocco dell'acqua. Qui stiamo attenti a quando poi svuotiamo quest'acqua, Ciotola. Per questa ciotola d'acqua. quanto riguarda la preparazione invece individuale, la cosa importante è l'unione a se stessi, per cui porsi in uno stato di centratura, di presenza in se stessi, di unione tra corpo e anima, questo è fondamentale e non è facile. Per esempio, l'uso di certe sostanze impedisce l'unione. Certe sostanze che alterano per esempio il funzionamento energetico del corpo, come possono può essere la teina, la caffeina in quantità esagerate, ma non solo, ma forse anche e soprattutto l'uso di droghe. Questo impedisce l'unione a se stessi. Riguardo alla tua ultima domanda, che era quella relativa al preservativo, il preservativo non blocca la circolazione energetica, come non blocca il passaggio di informazione energetica, perché c'è qui anche un'altra cosa da dire, che in un rapporto sessuale c'è scambio di materia, come ad esempio attraverso liquido seminale o liquidi della donna, eccetera, ci può essere questo tipo di scambio che puoi bloccarlo con un preservativo, ma ci sono altri tipi di scambio energetico e anche emotivo. Scambiamo vari tipi di materia, quindi è un'esperienza che coinvolge il corpo nella sua interezza, nella sua totalità. Nella donna, con l'emissione, con l'orgasmo, con l'emissione del seme maschile, si vengono a creare dei legami, cioè l'uomo emette della donna delle informazioni. Queste anche non si bloccano con il preservativo, sono informazioni energetiche, legami che durano 7 anni. Quindi l'informazione sì, il preservativo non blocca questi studi di circolazione energetica, buona notizia. Altra notizia è cerchiamo di
farlo con persone che ci possano trasmettere informazioni energetiche che ci aiutano a crescere. Perché no, soprattutto le donne in questo caso, perché nella donna c'è, va ad accumularsi l'informazione sotto forma di legame che l'uomo emette. Per l'uomo è un altro tipo di legame che si deve instaurare, più di tipo emotivo. Questo tipo di informazione è importante per la scelta, per non prendere, non limitarsi nell'esperienza nel corpo, ma nello stesso tempo vivere questo con la conoscenza di quello che c'è dietro, di quello che accade durante un rapporto sessuale. È importante, perché sennò ci ritroviamo il giorno dopo con altri pensieri che non sono nostri e pensiamo di essere noi, e in realtà è un'informazione che noi abbiamo ricevuto il giorno prima da un rapporto sessuale. Se non sei contento della tua vita sessuale e se pensi che il sesso sia di più di quello che finora hai sperimentato nella tua vita, io comprerei questo libro giusto per aprire altri orizzonti, per vedere che attraverso il corpo puoi entrare in un'esperienza spirituale, puoi entrare in qualcos'altro che sa di amore, sa di unione, puoi trovare te stesso, puoi sentirti unito in te stesso. Ci sono delle informazioni, come tutti i libri si lasciano leggere, ma la cosa importante è sperimentarle.